Quindi io ho indossato quell'anello per sopperire a quello che secondo me è un buco di game design. Punto. Perché prendere colpi nonostante la tua abilità, per me non è una meccanica action. Quindi se mi chiedi se Final Fantasy XVI è un action, no. Beh, aspetta, nel senso, ho capito cosa intendi. Io direi di buttare due paroline su Final Fantasy XVI, visto che l'abbiamo skippato a pie pari. E io so soltanto che voglio giocarlo. Non so ancora quando, perché questa volta, almeno d'accanto mio, chi ha giocato con Final Fantasy non sono stato io, amante della saga, ma da parte mia è stato Mario, quindi lui per me può parlare. Michele può parlare ormai agli sgoccioli. Sgocciolissimo. Fra, tu l'hai giocato? No, io non gioco Final Fantasy. Tu no. ma questa è come il poster di Lilith. No, io no. Nel senso non è purtroppo il mio genere. Non, lo so, però guarda che... Io ho giocato solo il 7 e basta. Cioè, non... Guarda, non è il mio genere, con Final Fantasy XVI è particolare, perché Final Fantasy XVI è un altro genere. È vero. Completamente. L'ho tollerato per più di 2 ore, l'ho tollerato fino alle 30 ore, ormai 35 credo. Quindi... Allora, Final Fantasy, diciamo, l'abbiamo approfondito per bene io e Michele. È vero, sì. Allora, tu, Michele, tu hai giocato tutti i Final Fantasy, immagino sei... Sì. Sì, a parte un paio di spin-off li ho tutti. Anche Dissidia hai giocato? Sì. Bello, carino, cioè, mi ha stuccato. Allora, ho provato il primo quando ero più giovane, per poco, non l'ho mai avuto, quindi ho sempre voluto giocarlo un po' di più. Poi è uscito il nuovo, recentissimo, e era orrendo, quindi purtroppo non è andata bene. Ma come, cioè, io quello nuovo invece non l'ho provato, perché con l'altro mi ero chiuso moltissimo proprio col gameplay. Sì, non era mai però... fatto. Narrativamente era... No, ma ti prego! No. È come la trama di Street Fighter 4, non ti preoccupare. Però diciamo che questo Final Fantasy XVI, lo dicevo anche a Nicola che lo vuole provare, sì, potrebbe, sì. Potrebbe non fargli sentire Final Fantasy vibes, secondo no, me. No, ovviamente no. Cioè dipende cosa si intende per Final Fantasy vibes. Cosa intendi per Final Fantasy vibes? Vabbè, innanzitutto... Questa è una domanda tosta. Innanzitutto non è più un sistema misto. Cioè, dal combattimento a turni in Final Fantasy sono sempre state inserite altre cose. Basti pensare, che ne so, a Crisis Core. Crisis Core voleva tenere i piedi palesemente in due scarpe. Però lo faceva in maniera manifesta. Secondo me qui hanno letteralmente cambiato tutto... Ma c'è ancora il tentativo di tenere un mignolo nell'altra scarpa. Allora, diciamo che io sono stato, se vai a leggere i commenti sotto il nostro video su Final Fantasy XVI, io sono stato attaccato da persone che hanno, vabbè, zero comprensione del testo, tanto per cominciare, perché io dico chiaramente questa cosa, ma sono stato attaccato sul fatto che io ho usato un anello. Nel video dico che, lo spiego anche a Francesco perché e anche a chi è adesso in chat, all'inizio di Final Fantasy XVI ti viene posta questa domanda: vuoi giocare in modalità storia o in modalità azione? E ti viene specificato che la modalità storia ti dà accesso a degli oggetti che facilitano la tua esperienza. Si chiama modalità storia perché così vai avanti, diciamo, senza troppo sforzo. Modalità per i normi, no, è molto meno del normi, molto lì. Meno del normi addirittura. Sì, è molto meno, sì. È un'opzione di accessibilità, Francesco. Puoi giocare con i piedi. Perfetto. Con l'alluce puoi giocare se metti quelli. Sì. E praticamente io ho iniziato giocando ovviamente in modalità azione, perché anche se non sono un esperto di Final Fantasy, comunque sia, insomma, un minimo di videogiochi ne capisco. Quindi ho iniziato con l'opzione storia. Scusami, con l'opzione azione. Però all'inizio, visto che avevo subito proprio dalle prime fasi di gioco, avevo degli anelli, e questi anelli li ho provati perché volevo vedere che effetto facessero, e praticamente schivavano al posto mio, attaccavano al posto mio, decidevano da soli quando fare gli attacchi speciali, e insomma veramente non giocavo più.
E poi alla fine mi sono trovato a togliere questi anelli in modo da poter schivare per conto mio. La cosa su cui mi hanno attaccato è che ho lasciato un anello. Ho lasciato l'anello della concentrazione, che praticamente ti consente... Quello della schivata non completamente automatica, ma ti rallenta il tempo, no? Ti avvisa che ti stanno... Okay. A me non interessava che rallentasse il tempo, mi interessava che mi avvisasse dell'attacco in arrivo. Perché purtroppo in Final Fantasy XVI ci sono molti attacchi che fai che producono un numero tale di luci e puttanate, tale che in mezzo a questo casino di lucine ti asce la spada del nemico e ti colpisce, ma tu non hai idea che ti sta per colpire. Sì. Quindi ho messo quell'anello per sopperire al problema che il gioco stesso crea. Perché per me un gioco action deve avere la caratteristica che se fatto tutto per bene tu non prendi mai danno. Ok, ci sta la distrazione, ci sta se sei che bravo. Esatto, però se sei ecco, in Final Fantasy XVI puoi essere bravo quanto vuoi, ma durante certe combo che fai, se ti sta per arrivare un attacco, tu non lo sai e quindi il colpo lo prendi. Quindi io ho indossato quell'anello per sopperire a quello che secondo me è un buco di game design. Punto. Perché prendere colpi nonostante la tua abilità per me non è una meccanica action. Quindi se mi chiedi se Final Fantasy XVI è un action, no. Beh, aspetta, nel senso, ho capito cosa intendi. Ok, e ti hanno attaccato per questo? Perché mi hanno detto che perciò me lo trovo, perché io poi ho detto che i combattimenti li trovo molto noiosi e che uso le abilità unicamente per finirli prima gli scontri. A me piacerebbe usare le abilità ottenendo un vantaggio tattico da queste. Okay. L'unico vantaggio tattico che ottengo per il momento è quello di avere magari, adesso da qualche ora avevo sbloccato delle abilità particolari, di un icon particolari che mi permettevano anche di parare i colpi. Sì. Nemici. Diciamo che da lì il gameplay mi si è schiuso un attimino, era diventato un attimino più realistico, veritiero come combattimento, però resta sempre il fatto che con certi nemici che fanno un fottio di luci e con me stesso che faccio un fottio di luci, io purtroppo l'anello della concentrazione l'ho dovuto per forza tenere, perché prendere colpi senza sapere che mi stanno attaccando è una cosa che mi manda al manicomio. Giustamente. E qua c'è un sacco da dire. Intanto faccio l'antipatico, rispondo a un ragazzo in chat che vai. Fa due errori. C'è Prozio Pro che dice: hanno rimesso i gambit, che schifo. Allora no, non hanno rimesso i gambit, purtroppo, perché sarebbero stati meravigliosi. Speriamo che ci siano i Final Fantasy VII Rebirth. Il fatto è questo: sicuramente, per certo, hanno in parte, in buona parte, esagerato con la coriandolosità degli scontri, perché è vero che in alcuni casi a volte sì, riesci volendo a schivare tutto, ma vai anche un po' a sentimento. Dici, ok, è passato tot tempo, sta per arrivare quel colpo. E esatto. Final Fantasy XVI ha anche una finestra molto, molto generosa di schivata perfetta, quindi ti offre la possibilità di gestirtela anche no damage. Il fatto è che poi esiste la schivata super perfetta, chiamiamola così, che invece è spot on, e in quel caso infatti non devi attaccare mentre la fai contro alcune creature o sicuramente non in trascendenza. Però il resto delle cose, in realtà quello che io volevo discutere parlando del combat, unicamente del combat, il combattimento di Final Fantasy XVI escluse le boss fight, che sono fondamentalmente il vero focus del gioco in tutto e per tutto, tanto che Final Fantasy XVI è più simile a God of War 3 di quanto non voglia ammettere, e nel modo buono in questo senso. Il punto è che, è vero, come dice Mario, i combattimenti giunti a un certo livello di efficienza, quindi subito dopo ottenere più di due icon, diventano non più il ok, faccio del mio meglio, guarda che figata, faccio questa combo, riesco a combinare questo, questo, questo e quest'altro per creare questa coreografia che è veramente efficace nel damage output. No, diventa, e il gioco ti dichiara che la sua intenzione è davvero questa, quindi nel bene e nel male è quello che volevano, nell'endgame, perché l'ultimo icon che sblocchi chiarifica questa intenzione in maniera definitiva, senza fare spoiler, chi lo ha giocato sa benissimo che ciò che sto per dire viene confermato dal gioco stesso. Loro vogliono che i nemici normali siano trash mob, siano carne da macello da shottare con due combinazioni che tu scopri essere efficaci. Questo perché, da una parte, Final Fantasy è sempre stato così. Cioè, una volta che raggiungevi una certa efficienza nel party, i combattimenti casuali del mondo di gioco, salvo zone segrete avanzate, che qui non ci sono, erano letteralmente o li evito con incontri zero o li sciotto con una magia d'area o con un turno a testa.
in ogni Final Fantasy, non ci sono eccezioni, è sempre stato così, tranne un pochino, e questa è una cosa molto divertente da dire, il 13° capitolo, per un motivo che Final Fantasy XVI ha in sé, ma è legato solo al New Game Plus, e questo è un errore di publishing, vale a dire di voler non spaventare il pubblico comprante, ed è una ferita imperdonabile al game design, vale a dire non c'è alcun motivo di non shottare quei nemici, non c'è alcun motivo di combattere efficacemente, boss fight escluse, ma non c'è motivo di fare niente di buono in nessun combattimento che non sia andare al punto shottandoli con due mosse o una volta che sai cosa fare, perché è un action senza punteggio, è un action senza voto, è un action senza premi, e questa mancanza di premio nasce solo e unicamente dal voler edulcorare l'esperienza dei neofiti, perché hanno più volte detto che questa cosa esiste nel New Game Plus, esiste la votazione, non c'è super style, smoking style, ok? Però rimane il fatto che c'è il punteggio, c'è il voler arrivare, e infatti ci sono già fior fior di video che discutono di quali mosse raggiungono il valore arcobaleno rispetto al verde, perché così ottieni 40k punti con quella combo, quindi mi raccomando fate questa combinazione, state attenti a non schivare ma fare il parry contro quell'attacco, perché così riuscite a fare un multiplier maggiore, che è esattamente il motivo per il quale anche in Devil May Cry combatti bene, altrimenti fai come in Devil May Cry 2, anche per colpa mortale dell'enemy design, che era una ciofeca immonda e imperdonabile, in cui spari e il nemico neanche ti attacca, perché è con un'intelligenza artificiale idiota e non hai neanche interesse a combattere perché non c'è sfida, ma c'è il punteggio che ti spinge a provare a fare quelle S o SSS che siano. Nel 16 non c'è, e quindi arrivi al punto in cui vuoi arrivare al punto. Ora lo dico da profano, che senso ha? Che senso ha? Che non ci sia il punteggio, non ci sia un... Il senso è non farti sentire una merda se sei scarso. Cioè, non ti danno un voto così, se non il ti voto danno è negativo un voto, non ti demoralizzi. Non ti demoralizzi. L'hanno fatto unicamente per avvicinare chi, appassionato di solo GDR, comprava Final Fantasy XVI. Così che non si sentisse giudicato. Ed è evidente che è così, anche perché hanno tolto la modalità extra del New Game Plus, si chiama Final Fantasy Mode. Perché inizialmente, plausibilmente, non ho letto io stesso se questa cosa è confermata, ma ho sentito dire che hanno dichiarato il fatto che inizialmente era la modalità originale, che il design era costruito per avere subito il punteggio a schermo ed era tutto costruito intorno a quello, come in Final Fantasy XIII, tra le altre cose, paradossalmente. Io sono dell'idea comunque, se non vuoi sentirti una pippa, cazzo, guardati i film, guardati le serie, non metterti a giocare. No, non è assolutamente un'opinione sbagliata, ma soprattutto sentiti una pippa senza vergogna. Esatto, cioè non è che devi essere il campione di sto cazzo, cioè la salabilità, esatto, te la costruisci se vuoi, Gabriele in chat mi dice non ci sono i punteggi neanche in New Game Plus, e allora vuol dire che li hanno tenuti soltanto per la rete, per l'arcade, per le modalità extra. Io non sono ancora arrivato al New Game Plus, pensavo che sarebbero diventati obbligatori a schermo in tutto il New Game Plus. Se non è così, vuol dire che è ancora peggio, vuol dire che è lasciata soltanto alla modalità arcade, che ottieni in un menu, a questo punto anche nel New Game, per gli hardcore gamer. Ma questo rovina in maniera molto grave ciò che spesso viene frainteso da chi non comprende quanto è importante per un videogioco spingere il giocatore a giocare bene. Il videogiocatore, specialmente se è appassionato da tanti anni, non è che è pigro o negativo e ottuso perché non gioca bene con un bel combat system in quanto non ne sfrutta le possibilità, ma perché il videogiocatore, tra virgolette, esperto, cerca sempre l'efficienza. E l'efficienza è la cosa migliore nel modo più semplice o comunque efficiente. Che cosa accade quindi? Che se non c'è un punteggio, non lo faccio io un combattimento di 6 minuti quando può durare 12 secondi. Se invece quel punteggio ha un valore, ha dei drop rate, ha una conseguenza, ha una sorta di pagella finale, io i 6 minuti li faccio perché il mio obiettivo è quella pagella finale. Il gioco premia la mia capacità di concatenare combo. Final Fantasy XVI non lo fa, salvo che tu voglia uscire dalla story mode. Ma la story mode è palesemente una intrusione
di massificazione e sminuisce il lavoro fatto nel combat system. Ed è un per me è una stronzata, no? enorme. Poi, per carità, si potrebbe parlare a lungo, eh? Il problema è anche, per esempio, che non esiste suddivisione di nemici di drop. Cioè, quello che ha detto Mario prima è brutalmente vero. Hanno cercato di mettere un piedino nella pozzanghera del GDR. Secondo me, se io non posso, io non potrò mai essere in quegli uffici, non ci sono stato, ma secondo me è stata una forzatura di qualche contratto di Square, perché le componenti GDR di Final Fantasy XVI sono offensive per il genere stesso, per il termine stesso. Cioè, Final Fantasy XVI è ufficialmente definito un action RPG? Puta merda. No, non va bene. Non va bene per niente, ma al di là di quello che può essere andare a fondo nell'analisi del genere, se hai, che so, 30 tipi di nemico diverso e non hai bisogno, interesse o scopo per ucciderli, ma che cazzo li ammazzi a fare? Li schivi! Cioè, li per schivi. dirvi quanto è veramente irrilevante la componente GDR, sì. In un GDR vero, anche action GDR vero, non GDR puro, anche un action GDR vero, ogni volta che tu fai un nuovo livello, tu fai festa, stappi lo spumante. Final Fantasy XVI è l'unico action GDR in cui sali di livello e fai, e vabbè, sti cazzi. No, ma perché il livello il level up sono quasi eventi di trama. Cioè io che ho fatto completismo assoluto, avrò fatto 4-5 livelli in più di quello che la trama andrebbe a garantire, perché purtroppo ci sono step di, diciamo, avanzamento primari che ti fanno necessariamente livellare, mentre i nemici ti danno percentuali di punti esperienza talmente bassi che il farming non offre neanche un interesse a raggiungere quel level up, perché quel level up, per quanto la parametria sia importante nei termini assoluti, ossia se hai 300 di attacco e hai 30 diventa incomparabile l'efficacia, ovviamente, ma è un valore che quello poteva essere nascosto, perché non ha conseguenze nel modo in cui giochi, non ha conseguenze nel modo in cui ricerchi quella caratteristica. Il fatto è che questo è un peccato, perché viceversa il combat system di Final Fantasy XVI è di una bellezza folgorante. Cioè il combat di Final Fantasy XVI è fenomenale, e chi pensa che sia piatto, molto molto monotono o noioso, deve prendere il pad in mano e fare qualcosa, come affrontare qualche boss fight, perché sono veramente su un altro livello, solo che è completamente affogato da tantissime cose. Rapito, posso dire, sono rapito da continuate, io tu lo devi giocare. Io, cioè, perché da una parte è bello vedere che da una parte c'è qualche problema, lo senti, dall'altra cazzo se mi piacerebbe buttarmici su e perdere ore della mia vita. Investire. No, sì, ma purtroppo non è roba per me, cioè non è... Allora, però Fry, dico... è Fry, ho chiamato Fry. Fry, vabbè, ma niente. Microsoft ha vinto la causa contro l'FTC. Ma sai cos'è, a me se non ci metti la sfida... Due minuti fa. Ora, Francia, la sfida c'è. Ma se, no, cioè, sfida c'è. Per me un videogioco deve essere un videogioco. Cioè, non... No, la sfida c'è. Perché però te la devi trovare da solo. E cioè, vedi, cioè, senso... non è così. Allora, cioè... come ha detto Michele, io sono arrivato a un punto in cui ho due abilità. Che se ho dei nemici normali davanti, faccio la prima, faccio la seconda e sono tutti morti. Citofono, arrivo, amici. Cioè, li metto tutti insieme in un angolino con la prima abilità. Li raggruppo così, poi ne faccio un'altra ad area e vado avanti, ok? Questo non è sfida. Se vuoi la sfida, devi usare, togliti tutti gli anelli e gioca in modo tale da non produrre luci, quindi meno attacchi potenti fai, meno luci produci, fai soltanto attacchi basilari, però a quel punto il gioco diventa un lunghissimo balletto di scherma senza usare le abilità. E a quel punto c'è una bella sfida. La sfida io l'ho trovata. Allora provo soltanto per seguire quello che hai detto tu e vediamo. Dai. Ti dico, pad alla mano, proprio come responsività del sistema di combattimento, come godimento del combattimento, pad alla mano, secondo me Final Fantasy XVI è molto buono. Da questo punto di vista non invidia molto a un Devil May Cry, a un DMC, a un gioco bello, veloce, responsivo. Non invidia molto neanche a un Bayonetta, per dirti, capito? Il problema è che
come ha detto Michele, è tutto troppo semplice, semplicistico il combattimento. Ti dura 30 minuti però il combattimento senza abilità, eh? E le abilità io le uso per accorciare i combattimenti, che altrimenti i nemici hanno vite infinite, anche gli sgherri, i semplici sgherri. Preferirei che attaccassero il triplo delle volte e che avessero metà della vita, ti dico.